Sometimes playing against Roger Federer makes you go absolutely crazy. In today's video, we're taking a look at one of his rarest and most unique performances. 24 years ago, he came up against the former Wimbledon champion and Novak Djokovic's coach, Goran Ivanišević. And let me tell you, Goran had no idea that this 18-year-old kid from Switzerland would completely wipe him off the court. I tried my best to improve the video quality of this match, and trust me, you'll enjoy every second of it. Before we begin, feel free to hit the like button and subscribe to my channel for more original tennis content. Thank you so much for watching. Without further ado, let's get started. Auckland a Ferrero aveva raggiunto il terzo turno agli Australian Open, dove aveva battuto Michael Chang. Guardate qui il talento su questo diritto, lascia fermo Ivanišević, 15 pari, un rovescio fluido. Somiglia molto a Sampras nel suo gioco e in questo diritto soprattutto. Incredibile. È il lob qui bravo. Si è accorto che Ivanišević era praticamente a 30 cm dalla rete e l'ha beffato con questo lob. Ma se parliamo di talento, questa è una partita che cambia in media uno ogni settimana in questo momento. Tre pari. Tirano davvero forti da fondo. Ecco, risposto splendidamente. Federer si è aperto poi. L'errore di Federer che si arrabbia, ma l'ace, il quinto per Goran. A questo momento della percentuale di servizio 76%, alta quella di Federer, 46% per Ivanišević. Il 15-0, esserci il contraccolpo psicologico. Grande ricamo qui di Ivanišević, che tocca benissimo Spalto, che voleva tesserarlo, voleva metterlo se non altro tra le riserve, ma lui non ha accettato, anche perché insomma poi alla fine l'aveva spuntata Rossi 7-6 al terzo set. E qui piazza il suo quarto ace. L'ace sta servendo benissimo Federer, perché sulla riga. Alla fine riesce. Come ha risposto Federer, gran numero, insomma sprazzo di grande talento. Aveva servito una prima terrificante Ivanišević. Peccato non abbiamo visto la risposta di rovescio. Doppio fallo. Che game che ha perso Ivanišević con un Goran Ivanišević. Avevo appena detto vicino addirittura d'arrivo verso il tie break, però è così, eh. Adesso speriamo che rimanga nel match, perché che risposta. Ecco, serve un Ivanišević scatenato a ravvivare il match. E chi va a giocare il passante con una traiettoria più bassa. L'approccio di Federer. Qui hanno fatto i numeri in questo scambio, ma Federer rimane sempre molto lucido, molto presente anche in questo. Ancora dentro la prima, insomma un primo set direi perfetto per oggi.
manca un doppio fallo. Niente, con tre doppi falli è difficile per i Varese che ci tenere il servizio. Ancora Federer si apre splendidamente il campo con la slice da destra che rivediamo, e poi al torneo che da sempre la regala wild card ai giocatori francesi, la wild card ad uno straniero. Vediamo Federer 15-0 sul servizio di Varese. Qui l'ammonizione per Goran, non deve uscire di testa. Federer sta facendo tutte le cose giuste, dando l'impressione proprio di esserci sempre un'idea dietro al suo tennis. Guardate, un primo passante, un secondo per far giocare la volée a Ivanisevic, poi il numero con la volée di Vanisevic passa. Splendida l'azione di Federer, due palle break. Qui Vanisevic adesso sta andando in barca. 3-0, Roger Federer, devo dire. La riga il passante di controbalzo da fondo di Goran, 30-15. Qui rivediamo contro un avversario che adesso da fondo campo sta facendo la differenza. Che punto! Gioca sulle righe Federer, 4-0. 0-15. E qui sfoga la rabbia, guarda. 15 pari, insomma, di trovarsi comunque certamente non a disagio, anche per giocare bene anche. Quota 3 in questo game, sfoga così ancora, che invece a casa aveva mandato Tim Henman al primo turno. Dei ritmi di Marsiglia di due settimane fa, che qui arriva solo a livello di quarti di finale. Questo è un ragazzo che ha talento da vendere, anche in chiave difensiva. Guarda come si muove. Non riesce a tenere da fondo Ivanisevic, sale 5-1 Roger Federer nel circuito Nicola Schifani. Quindi, vedete che il DNA grande numero di Goran, che qui si prende una bella rivincita, grande risposta. Poi stecca, però viene a lungo, la volete diretto, il prossimo 8 di agosto, 19 anni, che serve per il match 7-5, 5-2 per lui. Sta continuando a bombardare da fondo Ivanisevic. Che scambio, è fuori vicino di linea, che si era probabilmente addormentato, e qui insomma dimostra di avere anche un'ottima posizione. Goran rimanda la sconfitta di due break, quindi un vantaggio pesante. Fuori il diritto. Un break recuperato. Tanto vediamo se tiene questo servizio, guarda. Fed
male perché che scambio, questo è il punto della serata. Goran si arrabbia e ne ha ragione, ma Federer che numeri ha fatto qui in difesa? Guardate, impossibile per Ivanisevic chiudere questo punto. È il numero da qui, fuori di testa. Beh, Federer si dimostra davvero un futuro campione, ma lo è già fortissimo. Gran match. Get your popcorn ready, because I guarantee you have never seen and will never see a tennis match like this ever again.